Il Dos Casas cade nella trappola della cubana Lucia e finisce per andare a letto con lei. Nuovo appassionante appuntamento con la soap iberica, Il Segreto, che promette altri incredibili colpi di scena, che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Le anticipazioni relative agli episodi in onda dal 18 al 22 dicembre rivelano che al centro delle trame ci saranno ancora una volta i coniugi Dos Casas alle prese con i loro problemi e con il terzo incomodo Lucia, che finalmente riuscirà nel suo intento. Hernando a letto con Lucia. Raimundo tenta di aggredire Francisca, che viene salvata da Mauricio, il quale è subito accorso in suo aiuto dopo aver sentito le sue urla. L'uomo, per aiutare la Montenegro, colpisce Lulloa, che sbatte violentemente la testa e perde i sensi. Marcella e Mattias ultimano i preparativi per il loro matrimonio. I consiglieri municipali deridono Adela, ma le sue proteste non valgono a nulla. Cristobal è completamente fuori di testa e si rifiuta perfino di mangiare. Dopo aver passato una notte di passione con Hernando, Lucia continua a tramare alle spalle di Camila. Camila cerca un confronto con Lucia. Camila e Beatriz tornano allo Manantiales ed Hernando capisce di amare sempre più sua moglie. Tuttavia Lucia non lo lascia in pace e gli ricorda in continuazione della loro notte di passione, cercando di sedurlo ancora. Camila capisce che qualcosa è cambiato e cerca un confronto con la sua amica cubana. Beatriz, all'oscuro di quanto accaduto nel frattempo, crede che Mattias voglia chiederle perdono. Cristobal, in preda al terrore per le strane manifestazioni demoniache che lo tormentano, inizia a credere che sia tutta opera della perfida Francisca. Raimundo si risveglia dopo il colpo alla testa. Adela viene aggredita in piazza, Carmelo corre in suo aiuto. Beatriz scopre che Mattias si sposa. Raimundo si è risvegliato, ma non parla. Per questo motivo il dottor Zabaleta, Francisca ed Emilia sono preoccupati. Intanto, Camila cerca di avvicinarsi ad Hernando, ma lui la respinge spaventato, ricordando le parole di Lucia. Marcella dice a Beatriz che sta per sposarsi con Mattias, prima che lui riesca a spiegarle come stanno le cose. Su pressione dei paesani, Onesimo destituisce gli assessori del comune e propone a Gracia e Adela di entrare nella giunta. Garrigues continua ad avere le allucinazioni, vede una figura di monaco. Quando Francisca riceve questa notizia da Mauricio non ci crede, ma poi questa figura appare anche nel suo studio. Lucia continua a insidiare Hernando, che però la rifiuta e la evita. Marcella confessa a Beatriz che presto si sposerà con Mattias. Raimundo sembra svegliarsi dal suo stato vegetativo e chiede un favore a Mauricio. Adela e Gracia vengono elette consigliere e Dolores va su tutte le furie, mentre Garrigues sta impazzendo. Lucia prepara una sorpresa a Camila. Mattias conferma a Beatriz che presto lui e Marcella si uniranno in matrimonio, spezzandole il cuore. Quando Marcella confessa di essere stata lei a dare la notizia a Beatriz, il giovane non riesce neanche ad arrabbiarsi con lei. Carmelo ha quasi convinto Cristobal a lasciare Miela Marga, e così dà la bella notizia ad Adela. Poi però scopre che Cristobal non ha la minima intenzione di andarsene. Francisca è felice, perché Raimundo sembra guarire e tornare alla normalità, tanto che ha chiesto dei giornali a Mauricio. Si è commosso ascoltando Don Anselmo, che gli parlava di Emilia e infine ha chiamato Donna Francisca per nome. Lucia consiglia a Camila di riaccendere la fiamma della passione con Hernando, preparandogli una sorpresa, e presta all'amica la sua camicia da notte. Hernando quasi si tradisce da solo davanti alla moglie. Hernando rifiuta Camila. Cristobal continua ad essere ossessionato dalle allucinazioni, ma ha in mente un piano. Marcella sta organizzando le sue nozze con Mattias grazie all'aiuto di Emilia, ma il ragazzo non fa altro che essere scontroso e distante, in quanto la ragazza ha detto a Beatriz che aspetta un figlio, e che si sposeranno.
Raimundo si è ripreso e incontra Emilia. Torna alle sue vecchie abitudini. Onesimo è convinto di voler far parte della squadra di rugby, ma è più che evidente che non è affatto portato. Dolores è arrabbiata con suo nipote per aver scelto Adela e Gracia come